Gara che sta dunque per cominciare, le squadre sono già schierate a centrocampo, si attende solo il fischio d'inizio dell'arbitro. Io ne approfitto per salutare Stefano Nava. È un piacere, caro mio. Ecco lo schieramento dei padroni di casa. 4-3-3 è il modulo scelto dall'allenatore per questa sfida, con due attaccanti di movimento schierati larghi e una punta centrale. Occhio soprattutto alla rapidità degli esterni negli uno contro uno, potrebbero mettere in grande difficoltà i difensori avversari. Guadagna metri verso l'area. E il pallone se ne va via. Buono il pressing qui. Si avvicina all'area. Tocco verticale interessante. Cross basso e teso. Bene qui il difensore, ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla. Nella gara odierna scendono in campo due difese che stanno vivendo un momento di forma molto diverso. Eh sì, Pier, da una parte troviamo la peggiore del campionato, mentre dall'altra quella che ha incassato meno gol. C'è curiosità per vedere se hanno smaltito o meno la delusione per la sconfitta interna dell'ultimo match. Credo che il 3-1 rimediato nell'ultima giornata sia stato un semplice incidente di percorso. Capita. Se dovessi fare un pronostico per la sfida di oggi, punterei sul pareggio. Occhio, cerca l'area di rigore. La mette in mezzo, respinge il pallone di pugno. Prova a sorprenderlo. Pallone fuori di poco. È riuscito lo stesso a calciare nonostante fosse pressato dal difensore. Difficile fare meglio. L'arbitro ha visto qualcosa. Puntuale qui il difensore nel recupero. Grande intervento difensivo. Punta l'area. C'è il tiro dalla distanza. Tiro respinto. C'è stata la deviazione del difensore. Sarà dunque calcio d'angolo. Occhio al tiro dalla bandierina. Attento qui il difensore che allontana. Può cercare il cross, la traiettoria verso il centro. Piove e diventa cruciale la scelta dei tacchetti giusti per i giocatori. In queste condizioni è fondamentale, Pier, ci vuole poco a scivolare sul terreno viscido. Occhio al suo movimento. Il pallone è uscito. Si riparte con una rimessa dal fondo. Occhio al pallone filtrante. C'è spazio per andare. Grande tackle difensivo. Intervento a liberare, ci sarà il tiro dalla bandierina. Occhio al pallone in mezzo, la parata del portiere che dice di no. Ci aspetta il calcio d'angolo.
Calcio d'angolo battuto, palla in mezzo, non è finita, attenzione. Il pressing del difensore ha costretto l'attaccante a portare il pallone oltre la linea. Palla vagante adesso. Spazzano via il pallone. Quarto uomo esibisce la lavagna. 3 minuti di recupero. Passaggio intercettato. Baragna metri. L'arbitro dice che può... Pioggia pesante con il calcio d'inizio del secondo tempo. Ci sono metri a disposizione. Prova addirittura la conclusione. È difficile trovare il gol con conclusioni come queste dalla lunga distanza. Ha cercato il colpo a sorpresa, gli è andata male. Palla nuovamente in possesso. C'è il tocco addirittura verso il portiere. Occhio, cerca l'area di rigore. Brutto cross, nessun problema per la difesa. Ha risolto una situazione complicata concedendo il male minore, il calcio d'angolo. L'allenatore è pronto a effettuare un cambio. Il portiere di pugno allontana. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Palla interessante nello spazio. Guadagna metri verso l'area. Pallone spazzato via bene dalla difesa. Sarà corner a disposizione. Si avvicina all'area, la mette lunga sul palo lontano. Azione interrotta. Prova a calciare. Hanno trovato il gol del vantaggio che non dà la sicurezza della vittoria, ma è davvero un grande vantaggio tattico e psicologico. Devono mantenere alta la concentrazione, è l'unico modo che hanno, secondo me, per portare fino in fondo questo risultato. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Palla in out, sarà rimessa laterale. Interrompono bene l'azione. Si aprono spazi invitanti. Interrompe bene l'azione, intercettando il lancio. C'è spazio per andare. Nessun problema per il portiere. Siamo entrati negli ultimi 20 minuti della gara. Occhio al suo movimento.
C'è spazio per andare. Può scambiare con il compagno. Prova, in porta. Tiro respinto. E c'è la presa sicura del portiere. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Guadagna metri. Ottimo intervento difensivo. Attenzione, potrebbe anche arrivare un cartellino. Ha disputato una prova convincente, decisamente positiva. Era fra i più attesi e si è fatto trovare pronto. Punta l'area. E il pallone se ne va via. Occhio al tiro. Palla che finisce in angolo. Calcio d'angolo battuto. Va con i pugni il portiere. Il tocco dentro. Siamo entrati negli ultimi 8 minuti di gara. Riesco a malapena a sentire la mia voce perché il pubblico di casa sa che questa può essere la svolta della gara e la quantità di decibel è cresciuta a dismisura. Stanno letteralmente trascinando la loro squadra verso il gol. Cambierebbe il risultato. Ci sono metri a disposizione. E c'è la conclusione. Punteggio che torna dunque in parità nel finale grazie a questo gol e magari non finirà nemmeno così, Stefano. Penso che l'appetito viene mangiando, Pier. Dopo aver sofferto a lungo ora, potrebbero anche non accontentarsi di questo risultato. È arrivato un gol proprio quando meno ce lo aspettavamo. Il portiere si era distinto per una serie di ottimi interventi, ma alla fine è dovuto capitolare. Hanno pareggiato dunque 1-1. Cerca la sovrapposizione. E l'arbitro vede qualcosa che non va. Bravo il portiere a dire di no. Siamo nel finale, questo corner può essere decisivo, occhio ai saltatori. Occhio al pallone in mezzo, azione sfumata, senza problemi. Cerca il primo palo, difesa un po' in difficoltà qui, non riesce a spazzare. Manca poco, momento chiave, occhio al corner. Palla verso il centro dell'area, pallone spazzato via bene dalla difesa. La tocca, sarà calcio d'angolo. Ancora un'occasione della bandierina. Occhio al tiro della bandierina, portiere raccoglie il pallone, senza problemi. Risultato di parità con l'arbitro che chiude qui dunque la sfida. Una partita